Professor Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia dell'Università di Padova, eccola qui. Professore, salve, buongiorno, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, grazie, professore, grazie. I numeri del contagio nel nostro paese, noi ci aspettavamo che a un certo punto questi numeri calassero, perché le prime misure che sono state adottate risalgono ormai a più di 2 mesi fa, e invece ci troviamo ancora con numeri molto alti di casi di contagio, oltre 20.000 nelle ultime ore, e purtroppo mi faccia dire insopportabile anche quel numero che supera i 500 delle vittime nel nostro paese in una giornata soltanto. Ma guardi, qualcosa comunque abbiamo imparato da queste misure. Abbiamo imparato che le zone rosse in qualche modo funzionano. Non scordiamoci che la Lombardia viaggiava a un ritmo di 10.000 casi al giorno e adesso sono stati ridotti a 1.000, 1.500, 2.000 qualche volta, sempre numeri elevatissimi. Abbiamo imparato che le zone gialle funzionano meno bene, specialmente se poi la zona gialla viene applica delle misure di contenimento e di sorveglianza sbagliate, tipo per esempio il Veneto, cioè io penso che sia proprio da Ma da che analizzare. È successo in Veneto, professore? Lei lo conosce bene il caso Veneto, perché fu sua l'intuizione, no, del tamponare tutti quanti all'inizio, mi faccia dire così per semplificare. E ora che sta succedendo? Ma guardi, sta succedendo che il Veneto è rimasta una zona gialla e penso che il fatto di essere una zona gialla è stata considerata come una specie di premio, una medaglia, che ne so, un lustrino con cui dimostrare che si era bravi. Sono state applicate misure di sorveglianza basate sui tamponi rapidi che di fatto non sono adatti a questo scopo e hanno permesso che la maggior parte delle RSA del Veneto si infettassero, perché è chiaro che se noi vogliamo proteggere una comunità vulnerabile come sono gli anziani o come sono i pazienti di un ospedale, non si possono usare i test rapidi che hanno una sensibilità del 30%, che significa che su 10 positivi ne mancano 3, per proteggere questa comunità, perché una volta che una persona infetta entra dentro fa una strage, ed è esattamente quello che sta succedendo. Quindi in lei dice l'errore con la penna blu terribile del Veneto è stato l'uso del affidare, diciamo, troppa importanza a questi tamponi rapidi. Ma guardi, io direi che c'è sta un'altra componente, che sono questi famosi 21 parametri che finalmente sono sotto revisione, no? Noi questi 21 parametri ce li dobbiamo immaginare come una specie di catena che intrappola il virus, va bene? Però la forza di questa catena è determinata dalla forza dell'anello più debole. Ora, se i posti in terapia intensiva e in ospedale hanno un peso importante, chiaramente creano questo effetto paradosso: più posti in rianimazione, più posti in ospedale permettono al virus di trasmettersi più, di circolare. Ma questo, se si ricorda, l'avevamo già in qualche modo discusso. Professore, quindi la sintesi è che questo sistema non funziona assolutamente, questo di monitoraggio, non ha funzionato, anzi ha permesso al virus di circolare. Sicuramente non ha funzionato per quello che riguarda le zone gialle, forse questi parametri dovrebbero essere cambiati, ma ci sono segni che questo accadrà, daranno molto più peso all'incidenza, cioè al numero dei casi giornalieri e al valore dell'RT di trasmissione. Penso che qualcosa abbiamo imparato, però come giustamente ha detto lei, 20.000 casi al giorno dopo mesi di tentativi, obiettivamente... Professore, ma è iniziata già la terza ondata? Eh sì, con questi numeri. Guarda, questo lo sapremo fra pochi giorni, fra una settimana o due, perché in questo momento lei consideri i dati che noi abbiamo sono tutti falsati dal numero delle analisi dei tamponi fatti, che in queste settimane chiaramente hanno avuto un andamento erratico a causa delle festività, no? Quindi bisognerà aspettare probabilmente un 7-8 giorni per capire quello che è successo durante le vacanze.